stata il nuovo ospedale Ruggi, questo pronunciamento del Tribunale amministrativo. Abbiamo stabilito un accordo di collaborazione con l'ANAC, l'autorità anticorruzione, e quindi faremo insieme con l'ANAC il nuovo bando di gara. Speriamo che almeno in questo modo possiamo andare avanti in un paese nel quale non si riesce a fare una gara senza avere ricorsi, controricorsi e sottoricorsi. Dopodiché, mese prima, mese dopo, avremo un grandissimo ospedale con un investimento a questo punto di quasi mezzo miliardo di euro, che sarà un ospedale all'avanguardia nella regione Campania, insieme con il nuovo Santo Bono che stiamo realizzando a Napoli. Sarà l'ANAC, l'ente anticorruzione, a scrivere a quattro mani con la Regione Campania il nuovo bando per i lavori che porteranno alla nascita del nuovo ospedale Ruggi di Salerno. Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della sua partecipazione alla conferenza di presentazione dell'avvio dell'ITS Agrifood. La Regione deve riformulare la gara d'appalto per i lavori da 400 milioni di euro dopo che il TAR ha bocciato la gara precedente per un ricorso presentato dal consorzio Eteria, che si era visto sottrarre nella giudicazione definitiva la gara vinta in modo provvisorio. Il TAR ha dichiarato nulla quella gara, ma è quasi scontato però che il consorzio SIS, che alla fine, secondo un contestato ricalcolo, avrebbe vinto la gara d'appalto, ricorra al Consiglio di Stato, e quindi, al di là dell'ottimismo del governatore De Luca, ci vorrà ancora tempo prima di vedere iniziare i lavori per il nuovo policlinico di Salerno. De Luca invece non ha voluto rilasciare dichiarazioni e commenti sul caos al pronto soccorso Ruggi di Salerno, balzato agli onori della cronaca mediatica nazionale con il video di Piazza Pulita, mentre non ha perso occasione per un nuovo attacco contro il governo che penalizza il Sud. Governo che sta non solo tradendo, ma calpestando, distruggendo il Sud. Per ragioni molto semplici, tutti i fondi sviluppo e coesione destinati al Sud sono bloccati a Roma da un anno e mezzo quasi. Non arriva al Sud neanche un euro. È qualcosa di una irresponsabilità unica, e contemporaneamente stanno andando avanti con l'autonomia differenziata, cioè spostano poteri e risorse al Nord e tolgono le risorse destinate al Sud. È qualcosa di sconvolgente, e questa è responsabilità piena del governo Meloni. Dovremo combattere con i denti per fare arrivare perlomeno le risorse minime necessarie per investimenti anche in questi campi, e per evitare che centinaia e migliaia di ragazzi diplomati e laureati del Sud siano poi obbligati ad emigrare per vivere.